ringrazio veramente di cuore, sempre presente, il sindaco Miglio per aver istituzionalizzato questo concerto insieme all'amministrazione. È il primo concerto in Italia, grazie appunto all'avvocato Francesco Miglio e alla sua amministrazione, perché ha creduto fortemente in questo progetto del maestro Antonello Ciccone, della nostra associazione, nata dal 2012 e ovviamente proseguirà nel corso degli anni, questo lodevole progetto. La cosa bella è che oggi vede uniti tantissime persone di tanti territori, ovviamente del nostro territorio, la Capitanata e non solo. E ancora di più oggi presente insieme a noi è la dirigente scolastica, che poi io chiamerei sul palco, però intanto vorrei un forte applauso per lei, la professoressa Generosa Tripoli, che la presenterò in persona perché è una delle poche donne del nostro territorio che fin da subito ha creduto fortemente nei militari caduti, tant'è che all'interno di questo edificio scolastico, l'Istituto Tecnico Economico Blaise Pascal di Foggia, abbiamo istituito un premio che ricorda tutti quanti i caduti italiani nelle missioni di pace all'estero e insieme a Michael De Pannis, dopo vi faremo vedere un ragazzino che noi tutti non conoscevamo, perché questi alunni vengono presi all'ultimo momento, precisamente nel mese di maggio, e realizzano loro per conto proprio un video oppure una musica, un testo di poesia, un testo giornalistico, qualsiasi cosa. La cosa eccezionale di questi ragazzi, sapete cosa, qual è? Prima di tutto che ci mettono il cuore e riescono ad entrare nel vivo delle famiglie. Quindi questo è lo spirito del concerto, lo spirito dei progetti. Ogni qualsiasi cosa che possiamo creare nel nostro paese d'Italia, a nome di tutti quanti i ragazzi, oggi ricorre anche il centenario della guerra, un applauso anche a tutti i caduti di tutte le guerre. Presente in mezzo a noi c'è anche il dottor Michele Corcia, che poi assegneremo una targa di solidarietà, lui è presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra e quindi a lui stesso sarà consegnata una targa. E io ringrazio fortemente tutte le autorità presenti, civili e militari e le associazioni. Non mi resta che augurarvi a tutti quanti voi un buon concerto dei nostri caduti. Grazie.